Prima di proseguire con la configurazione di OpenHub, andiamo a verificare che non ci siano dei nuovi aggiornamenti di OpenHub stesso. Quindi lanciamo il comando per gli aggiornamenti di sistema. E vediamo cosa succede. Ok, effettivamente c'è un aggiornamento di OpenHub, lo facciamo scaricare e installare, anche perché in questo periodo, noi essendo agganciati alla versione non stabile di OpenHub, ogni 2 o 3 giorni qualche aggiornamento viene rilasciato, quindi conviene sempre fare l'aggiornamento. Finito l'aggiornamento, ci avvisa solo che OpenHub non era avviato quando è stato fatto l'aggiornamento, quindi non verrà rilanciato dopo l'aggiornamento, ovviamente. Ho fatto un riavvio del sistema e adesso lancio OpenHub. Vediamo sempre dai log se succede qualcosa. Eccoci, e apriamo la nostra home page. Andiamo a vedere che build c'è stata installata. Siamo alla 2034. Facciamo che impostare OpenHub che parta all'avvio del sistema e facciamo una prova. Ok, riavviato il Raspberry, verifichiamo che il servizio sia attivo. E ci siamo. Allora andiamo sulla home page come al solito. Ok, siamo dentro. Quello che andremo a fare adesso è provare a integrare un paio di oggetti che attualmente funzionano sulla versione 2 e portarli in questa nuova versione. Proprio per questo ho creato sulla versione 2 una sitemap di test in cui abbiamo un interruttore luce e un sensore di temperatura. In questa sitemap controlliamo la luce della stanza in cui sono, che vedete accendersi e spegnersi, e la temperatura di questa stessa stanza, che è misurata semplicemente da un DHT11 collegato al sonoff. Quindi la prima cosa da fare è quella di andare a cercare il binding MQTT per gestire la connessione con questi dispositivi. Quindi andiamo nella pagina settings, binding, clicchiamo sul più in basso a destra. Otteniamo la lista di tutti i binding e noi cerchiamo quello che ci interessa, quindi l'MQTT. Lo selezioniamo e lo installiamo. Attendiamo un attimo. Perfetto, è sparito dalla lista, quindi vuol dire che è stato installato e non possiamo ovviamente più aggiungerlo, ma lo dovremmo trovare, ok, negli add-on installati. A questo punto dobbiamo creare la nostra connessione al broker MQTT che sta girando nella nostra rete, utilizzato dall'attuale versione 2 di OpenHub. Quindi andiamo su Things, sempre sul solito più in basso a destra. Lui ci chiede quale binding vogliamo utilizzare per aggiungere il nuovo oggetto, quindi scegliamo l'MQTT binding e aggiungiamo un MQTT broker. Lasciamo tutte le impostazioni di default che ci propone e andiamo a settare l'indirizzo IP del nostro broker, che da me sta girando sul server dove attualmente c'è OpenHub versione 2 ed è un Moschitto, e creiamo l'oggetto. Abbiamo un errore di comunicazione perché il mio broker accetta connessioni solo autenticate, quindi dobbiamo andare nelle opzioni avanzate del broker che abbiamo appena creato e andare a settargli lo username e la password. Salviamo.
torniamo all'elenco delle e vediamo che è online, quindi la connessione è avvenuta con successo. Arrivati a questo punto dobbiamo aggiungere un nuovo oggetto che utilizza questo broker per creare la connessione con la luce dello studio che vogliamo controllare. Quindi schiacciamo il solito più, andiamo a scegliere sempre l'MQTT Binding, questa volta però scegliamo il generic MQTT Thing. Nelle proprietà andiamo a scrivere nella label luce studio, giusto per identificarlo, e nella location studio. Dobbiamo utilizzare come bridge il broker che abbiamo creato precedentemente. E a questo punto andiamo a creare l'oggetto. Lo apriamo e quello che ci interessa creare adesso sono i canali con i quali andiamo a controllare l'oggetto. Quindi andiamo su Channel, ne creiamo uno con Add, gli diciamo che è un oggetto di tipo on-off, diamo un identificativo CH Luce Studio e una label Luce Studio Channel. Nello state topic e nel command topic dobbiamo andare a mettere quali sono i topic MQTT che si aspetta per ricevere un cambiamento di stato o per inviare dei comandi. Questi li possiamo andare a prendere dalla configurazione attuale di OpenHAB 2. Quindi andiamo a aprire il nostro file di testo, andiamo a vedere che il nostro switch della luce dello studio lavora su questi topic. Adesso non sto ad approfondire il discorso, ma vado a settarli semplicemente giusto per vedere che il tutto funzioni. Ok, andiamo a vedere le proprietà avanzate, ma non dovremmo toccare nulla. Sì, forse dobbiamo attaccare, no, nulla, create. A questo punto abbiamo il nostro canale. Il canale ha bisogno di essere aggiunto al modello del nostro sistema, quindi lo aggiungiamo come equipment. Quindi qui andiamo a settare la categoria di questo equipment, che poi sarebbe il nostro item finale. La categoria è un light bulb, una lampadina. Nella classe semantica andiamo a scegliere light bulb anche qua. Quindi andiamo a scegliere il nostro canale che vogliamo aggiungere come equipment e nella categoria anche qui andiamo a scegliere light bulb. Nella semantic class andiamo a dire che è uno switch. A questo punto questo è il nostro risultato, quindi abbiamo nel nostro oggetto luce studio abbiamo il canale che è collegato poi a un punto di controllo che è uno switch che mi permette di controllare la luce. Questo in maniera molto approssimativa, devo ancora studiare bene come funziona il nuovo modello semantico di OpenHAB 3. Intanto andiamo a vedere se funziona. Quindi qui abbiamo il nostro pulsante, diciamo, e qui abbiamo il nostro sitemap. In teoria dovrebbero aggiornarsi in tempo reale entrambi. Adesso facciamo una prova per vedere che riusciamo a controllare la luce, quindi clicchiamo sul pulsante che abbiamo appena creato e la luce si accende. Riclicchiamo e la luce si spegne. Sulla sitemap invece vecchia di OpenHAB 2 possiamo vedere che cliccando ovviamente si accende la luce, e se andiamo sulla nuova sitemap vediamo che il pulsante si è aggiornato di stato. Adesso spegniamo la luce e vediamo che il pulsante si è aggiornato di stato. Quindi direi che il sistema
sta funzionando. Nel prossimo video andremo a configurare, sempre tramite MQTT, il sensore di temperatura che abbiamo visto anche nella vecchia sitemap.